Abbiamo chiuso l'accordo con Mister De Feudis, che da domani prende in mano la situazione. E volevo fare un attimo un passaggio sulle dimissioni di Mister Pagliari, che sono state poi ritrattate, quindi abbiamo dovuto trovare una risoluzione consensuale, facendo un accordo economico tra noi e lui. E quindi, insomma, non sono state proprio delle dimissioni, perché poi il giorno dopo, insomma, ha voluto ritrattare la cosa e abbiamo trovato una quadra per lasciarci in bonis, e quindi lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi. Allora, praticamente il mister non è venuto perché chiaramente faremo una conferenza stampa apposita, e poi non ci sembrava rispettoso nei confronti di un professionista come Mister Baldassarri, che comunque si è comportato benissimo sia con Mister Pagliari che in questi giorni di difficoltà. Quindi non mi sembrava il caso, insomma, di far sedere qui oggi Mister De Feudis, che comunque sarà a vostra disposizione venerdì. Ma guarda, noi abbiamo fatto una valutazione molto chiara e razionale, che dovrà essere sposata un po' da tutta la città, perché ha una sua logica. Cioè, il mister praticamente conosce l'ambiente, perché qua c'è stato sia come secondo che come primo, quindi conosce un po' tutto l'ambiente L'Aquila, conosce l'80% di questi calciatori, perché li ha allenati in estate nel ritiro di Capitignano e anche qui quando siamo riscesi, e quindi conosce lo staff, perché comunque ha iniziato il lavoro sia col prof che con il preparatore dei portieri. Quindi ci è sembrata una scelta logica, perché nelle varie interlocuzioni che ci sono state si sono proposti 40 profili, 40 allenatori all'Aquila, sintomo che comunque abbiamo un appeal a livello nazionale, perché sono presentati anche grandi professionisti, ma che nei vari colloqui, insomma, che ci sono stati con qualcuno, non ci hanno convinto pienamente. Quindi cioè, l'idea dei Feudis c'è stata da subito, però chiaramente abbiamo preso qualche giorno in più. La Coppa Italia in questo senso ci ha aiutato, la gara di Coppa, e siamo convintissimi che sarà lui l'allenatore della risalita. E ci tengo a precisare che non è stato un accordo al risparmio, ma è stata una scelta ponderata, non è stata una scelta commerciale, perché De Feudis non è sponsorizzato da nessuno, e quindi, anzi, forse il fatto che non ci sia proposto e lo siamo andati a cercare noi, credo sia stata proprio la cosa più importante che ha fatto pendere l'ago verso di lui, l'ago della bilancia. Le volevo chiedere, direttore, se la scelta che ha favorito Michele De Feudis di riflesso potrà incidere anche a livello tattico, cioè riprendere un po' quello che era l'assetto quando sulla carta si doveva partire con Roberto Cappellacci. Allora, Lorenzo, ti dico che Mister De Feudis, insomma, ci ha già spiegato un po' quello che intende fare. Però è chiaro che, siccome venerdì fa una conferenza stampa di presentazione, è giusto che di queste cose ne parlate con lui, perché mi sembrerebbe riduttivo parlarne io. Siccome lo reputo un grande professionista, una persona seria, è giusto che ne parlate con lui. L'ultima curiosità, e poi mi taccio, se la figura di Mister Lambertini è quella più accreditata per affiancare De Feudis. Ma potrebbe essere lui la persona, se con Mister Baldassarri le cose non dovessero trovare la simbiosi tecnico-tattica. Secondo noi, chiaramente, se lo abbiamo scelto, l'abbiamo scelto con raziocinio, riflettendoci, ci abbiamo dormito sopra anche qualche notte. Secondo noi, chiaramente no. Poi il tempo è galantuomo, no? Sia per tutti, per ognuno di noi. Io credo che lui sia il profilo giusto, quindi, come lo credo io, lo crede tutta la squadra della gente, quindi tutti i dirigenti che gravitano intorno a questa meravigliosa società. Siamo convinti di quello che abbiamo fatto. Poi chiaramente sarà il tempo a dire se la scelta che abbiamo fatto, che è una scelta certamente coraggiosa, perché comunque non ha vinto tanti campionati, non ha fatto l'allenatore in prima, ma qui ci ha lavorato e ha lasciato un buonissimo ricordo, sia come persona,
ma soprattutto ci tengo a dire come tecnico, quindi siamo sereni e tranquilli.